Manuela Fracassi, una notizia bomba sulle intenzioni del comune per quella che è l'edilizia ERP. Sì, noi stiamo facendo una seria valutazione sulla possibilità di riprendere la gestione dei nostri 4.000 alloggi in casa comunale. Abbiamo in corso una discussione con Arte. Da parte di Arte è stata disdetta la convenzione per rinnovarla con altre condizioni. In realtà noi invece pensiamo che sia possibile e utile riportare la gestione dell'edilizia nostra in casa, perché comunque pensiamo di avere delle competenze per poter gestire meglio tutta la partita delle riqualificazioni degli appartamenti, della manutenzione straordinaria degli immobili, ma anche per le politiche dell'assegnazione e dei rapporti, della gestione dei rapporti con gli inquilini, perché intendiamo riuscire a costruire una filiera che va dall'emergenza abitativa, quindi dagli appartamenti del comune o delle associazioni che ospitano temporaneamente delle persone in grave difficoltà abitativa, poter passare da queste soluzioni verso la casa popolare, e dalla casa popolare verso il canone moderato in modo più efficiente. Avete intenzione di lasciare quindi una delibera di indirizzo per chi verrà dopo? Abbiamo intenzione di lasciare una delibera di indirizzo e soprattutto una delibera che dica che si procede con il piano di fattibilità, perché per poterlo realizzare bisogna fare uno studio serio e approfondito sugli aspetti economici anche di un cambiamento di gestione. Gianni Crivello è disposto a raccogliere questo indirizzo sulle case popolari? Beh, questo è qualcosa di più che un raccogliere, una condivisione assoluta. Questa è la testimonianza dell'attenzione da parte della coalizione progressista nei confronti della politica della casa. La conferma viene anche dagli investimenti significativi che nel corso degli anni i lavori pubblici hanno inserito nei propri bilanci, nei propri piani triennali. E proprio in virtù di questa attenzione, questa è una scelta che esclusivamente noi, se facciamo, faremo naturalmente non contro nessuno, ma per i cittadini, per i nostri concittadini, per il nostro patrimonio immobiliare, proprio per garantire quella filiera che ricordava Emanuela. Insomma. Quindi tutelare ancora di più con risorse, ma competenze, passioni che stanno anche dentro la civica amministrazione. Chi ha curato la casa nel corso di questi anni e continuerà a curarla nella civica amministrazione lo fa con cognizione e competenze. Quindi questo esclusivamente non contro nessuno, ma negli interessi della nostra città. C'è una forte preoccupazione che lunedì in regione passi una legge che di fatto è incostituzionale. Sì, siamo molto preoccupati perché questa riforma della legge sulle case popolari che passerà in consiglio lunedì in regione pone delle condizioni di accesso che renderanno impossibile per tutti i cittadini che noi stiamo seguendo con i servizi sociali e con i servizi anche del privato sociale che si occupa di lotta alla povertà, renderà impossibile l'accesso all'ERP. Figurarsi che vogliono imporre 10 anni di residenza in Italia, e tra l'altro residenza continuativa, quindi che non tiene neanche conto del fatto che anche tutti i cittadini, sia quelli che vengono da fuori che quelli che sono nati in Italia, si muovono quando sono in difficoltà, si muovono perché hanno bisogno di inseguire il lavoro, e 5 anni di residenza nell'ambito del bando, quindi nella provincia o nella città metropolitana per quello che è il nostro caso. Un'altra condizione molto grave è che impediscono l'accesso a chi ha avuto condanne penali, che è assurdo perché la pena è già scontare una colpa, quindi non possiamo aggiungere un'altra penalizzazione che è non avere il diritto alla casa ERP. E si pongono anche delle condizioni di uscita più restrittive per chi già abita. Quindi che va a toccare ovviamente i residenti di lunga data nei quartieri ERP. Quindi insomma si mettono delle barriere dall'alto, delle barriere dal basso per limitare la domanda, perché effettivamente ci sono pochi alloggi, ma non si fa niente, la Regione non ha veramente fatto niente per aumentare gli alloggi, per rimettere in circolo quei 1.200 alloggi che hanno bisogno di essere riqualificati. Quindi, Gianni diceva abbiamo messo risorse, il suo assessorato in questi 5 anni ha messo 20 milioni di investimenti nella riqualificazione dei nostri 4.000 alloggi, la Regione in questi anni non ha messo niente.
Quindi noi diciamo riqualificate gli alloggi e allora ce ne sarà per tutti. E continuiamo a considerare l'ERP, l'edilizia popolare, come anche una soluzione al disagio abitativo.